Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Uno RGK 539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. E io vado! Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Eurotruck Simulator 2. Con il mitico Turbo Star di Rough Garage. Bentornati, buon inizio di settimana. Buon inizio di settimana anche a te, carissimo Fernbus. E noi ci siamo, eccoci qua. Eccoci qua. Grazie ancora a tutti, come sempre, di essere accorsi in tanti a questo nuovo appuntamento. Oramai consueto appuntamento settimanale. Con Eurotruck Simulator 2 Rough Garage. Oggi andiamo avanti con la nostra avventura e partiremo da Vilnius e ci dirigeremo all'ASI. Hi everyone, welcome to our rendezvous with Eurotruck Simulator 2 and with the rendezvous with the Rough Garage Turbo Star. Today we will go on continue to let our challenge a record. Welcome again. Thank you so much for thank you so much to be here. Thank you. And I hope you will enjoy this new game. thank you so much. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du mardi avec le Turbo Star de Rough Garage. Aujourd'hui, nous allons continuer notre défi à tourner le périmètre du continent européen. J'espère que vous allez bien agréer ce rendez-vous. Merci beaucoup. Et adesso salutiamo anche il mitico Fernbus. Carissimo Fernbus, buon pomeriggio. Allora, com'è andata questa live? Dimmi un po'. Ottimo, dai, vuol dire che il tuo impegno sta iniziando a fruttare. Ottimo, grande Fernbus. Per chi non conoscesse l'amico Fernbus, vi invito a seguire il suo canale perché è un bravissimo streamer e vi farà divertire. È un bel po', mi sa, eh. Mi sa che hai battuto il record personale, sbaglio. Ho questa vaga impressione. Uscire adesso. Dimmi tu, dai, che mi stai facendo incuriosire.
Alla faccia del bicarbonato di sodio. Ottimo risultato. GG per il grande Fernbus Lura. GG. Grande. Ottimo risultato. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Cir 10. Grazie, voglio. Grazie mille per il sostegno. Mi fa enormemente piacere che il tuo canale sta andando alla grandissima. Vuol dire che l'impegno che ci metti sta cominciando a dare i suoi frutti. Grandioso. Hip hip hurra per Fanbus 08. E approfitto per dare anche il benvenuto a coloro che in questo momento si sono fermati a guardare questa live. E vi ringrazio di vero cuore per esservi fermati sia a guardare la live, e ringrazio anche voi che state guardando in questo momento questo video in replica qui sul canale Twitch. E ovviamente il video sarà disponibile su YouTube giovedì a mezzogiorno. Thank you so much for stopping here and watching this live streaming. Oh, thank you so much if you are watching this video or rerun here on Twitch. You will find this video on YouTube on Thursday at 12 p.m. Thank you so much again for stopping here. Merci beaucoup pour être entré dans cette direct. Bienvenue. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Cir 10. Merci beaucoup, monsieur Fernbus. Et donc, merci à vous pour être entré dans ce direct. Merci à vous pour vous être arrêté à regarder cette vidéo en réplique sur Twitch. Bienvenue. Et j'espère que vous allez bien agréer le soft gaming. Merci. E grazie a te ovviamente, mitico Fernbus, per il grande sostegno che stai dando a questo canale qua. E io pago, giustamente. Si sono fermati pure per far passare il mitico Turbo Star. Sì, ho letto 630. Caspita, hai superato di gran lunga il tuo record personale. Oltre all'ottimo 27 spettatori, è un risultato grandioso, caro Fernbus. E proprio perché hai fatto un grandioso risultato, oggi andiamo a trasportare uno yacht. Pensati. Lo hanno imbarcato su un aereo e adesso noi tocca andarlo a consegnare in Romania, alla città di Lasi. Eccolo qua. Forza Horizon è un bel gioco. Poi tu lo sai portare bene, quindi voglio dire, sei un campione su Forza Horizon. Eccolo qua. Per chi non lo avesse fatto ancora, vi consiglio di seguire il canale del mitico Fernbus, perché è veramente molto bravo, oltre a essere una persona estremamente umile. Vi farà ridere, non vi sentirete mai e poi mai
esclusi, infatti è molto attento all'interazione con la chat. Quindi mi raccomando, seguite il canale di Fernbush. Ieri ho dato un'occhiatina fugace. Avevo visto il titolo da cellulare, ho dato un'occhiatina mentre stavo preparando pure. Stavo provando a lanciare la replica. Ottimo! È Bus Simulator 22, giusto? A proposito, fammi un po'. Perfetto, ok. Ah, 18. Bello anche quello là. Ah, quello è quello che porti sempre. Wow, mamma mia. Peccato, mi sono perso. Che mi sono perso la live di ieri. Purtroppo il lunedì, diciamo così, su Twitch da web ci entro poco, perché diciamo che la giornata in cui vado a rifinire per bene quella che poi dovrebbe essere la settimana nel canale. Però poi ho visto che eri su Fernbus, su Bus Simulator. Quanti viaggiatori senza biglietti pizzicate ieri? So che tu li pizzichi sempre. Sei come il segugio, li fiuti a distanza. Cazzo, fanno i furbacchioni, quello va, come si dice a Napoli, fanno altri face, nel senso che spiego meglio questo concetto, sarebbe che fanno finta di non capire, poi alla fine quando vengono sgamati fanno maresciallo, non mi faccio la multa, non mi fate la multa. Comunque, se non avete ancora visto i video di Fernbus 08, ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, cir 10. Grazie, vaiu. Grazie, una bella bussata. Loro quando vedono a te dicono, eccolo, è arrivato, fui. Fernbus, toglimi una curiosità, quanti punti canale c'hai? Se c'hai accumulato 1000 punti canale, li puoi riscattare con la parlata in napoletano, con un pensiero poetico in napoletano. E comunque, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, andate a seguire il canale di Fernbus insieme anche agli altri canali amici, che sono 9Giro0, Arvid underscore 80, Andrea Bella 80, poi la Zappa Storta, Miticaccio, Nora24, andiamo con Nicche, poi Robbimel 81, vediamo se me li ricordo tutti quanti. Poi Brixia 76, Wopparan mi pare che 71, chi altro, ed altri amici, insomma, e ovviamente seguite anche i vostri beniamini, e soprattutto se potete dategli una mano e sostenete i loro canali, mi raccomando. E quindi approfittiamo, andiamo a mettere un bel follow al canale di Fernbus 08. E noi qui, caro Fernbus, noi abbiamo pagato il biglietto, ma dobbiamo pagare anche il biglietto autostradale a breve.
E dobbiamo percorrere quasi 1700 km. Mamma mia, 2000 euro. Abbiamo iniziato bene, abbiamo iniziato. Andare dritto. E insomma, la prima multa l'abbiamo presa. E devi sapere, caro Fernbus, che... allora devo controllare meglio. Ma dici l'alert dei bit? Sì. O dici l'alert del... come si chiama? Del riscatto dei punti canale. Perché quello lo devo dire io quando riscatti i punti canale. Ah, strano. Vedi che solitamente ti dice tipo che puoi utilizzarla dopo un minuto, qualcosa del genere. Comunque io pago, e ha ragione Fernbus, e io pago. E comunque pensi che adesso ho preso la prima multa da 3.300 euro, 2-3, e devo consegnare sto yacht qua. E se tutto va bene, dopo 1700 km quasi di strada percorsa, dovrei guadagnare, quant'era? 130 e passa 1000 euro. E tutti i chilometri percorsi attualmente con il Turbo Star, da quando ho iniziato questa sfida, sono 28.000 km, quasi 28.500 km, di cui i primi 7.000 percorsi con il motore standard, quindi con la Inizia potenza adesso. di 480 cavalli, e poi dopo successivamente ho acquistato il tuning pack. E adesso ho un bel motore da 640 cavallucci di forza bruta. Provo un'altra volta adesso. Scusate, provo un attimo adesso Fenmus, vedi se funziona. Se non funziona, prova a vedere se con un'altra funziona. Poi do un'occhiata e vedo di che cosa si tratta. E quindi qua dalla Lituania attraversiamo andiamo in Romania e ci facciamo, andiamo a consegnare questo bel yacht o yacht. So I will I have to transport this yacht from Vilnius to Jasi, and we will run across the European border. E allora ci fermiamo un attimo e vediamo. Vediamo. Come mai non ha funzionato? E io pago, vediamo un po'. E io pago. Ma non c'è. E io pago.
Ah, mi sa che forse l'ha messo. Ah, io devo controllare un po' meglio i cosi qua. Sound alert, però ci sta, io pago. Ah, forse ho capito perché, non c'è. Devo andare a controllare meglio là. Grazie per avermi fatto notare, Fernbus. Dopo mi vado a controllare i sound alert, perché ho la vaga impressione che lo abbia tolto dalla schermata. E poi tempo permettendo per voi amici streamer vedrò un attimo di personalizzare un sound alert per ognuno di voi. Ovviamente, ispirazione permettendo. E allora per voi, appena avrò il tempo, mi dedicherò un pochettino pure a voi. E noi intanto continuiamo la nostra avventura a bordo del mitico Turbostar di Ralph Garage o Ralph 84. Se non ricordo male, dovrebbe essere il nome dell'account di Instagram, se non ricordo male. Però se non l'avete fatto, vi invito a visitare il sito internet di Ralph Garage, da quale troverete un bel po' di cose interessanti. Uilà, Ludovico carissimo, come stai? Finalmente, dopo un sacco di tempo che ti leggo, onore e piacere tutto mio averti qui in chat. Oramai abbiamo l'appuntamento fisso, noi riusciamo a beccarci tutti martedì, anche martedì scorso, se non ricordo male, ci siamo riusciti a beccare. Ottimo. L'importante è che resistiamo, perché siamo fatti di pasta, come si dice, di pasta siamo fatti di una scorza dura. Ah, ecco, e allora mi onora tre volte tanto il fatto che mi stai dedicando un po' del tuo tempo qua. Ottimo, insomma, un po' di relax oggi. Il famoso time out tattico. Guarda un stavo quasi per dare il bacetto al rimorchio del collega qua avanti. Ui, ma questo come frena? Ah, va a fare la pausa, ecco. Ah, quest'area non l'ho esplorata. E allora, caro Ludovico, l'importante è che le cose vanno bene. Poi, giorno di riposo è sacrosanto. Quell'oggi, se non ricordo male, è lavorativo, mentre invece ieri era festivo sul calendario. Alla faccia 130. Mamma mia. Ma
È una faticaccia, però poi il prodotto genuino è una cosa importantissima. Quindi, se ho capito bene, fai parte del settore agroalimentare. Bello tosto, però vivere nella natura. Preparati a voltare a sinistra. Vabbè. Ah no, le monte su Ranch Simulator per caso. Oppure su farming. Io per il momento su ranch c'ho 4 mucche. Praticamente ogni munta, non so se il verbo sia questo qui, in pratica ogni volta che vado a mungere una mucca mi va a produrre 7 litri di latte. Ora non so, 7 litri sì, una mucca normalmente anche nella realtà li vada a produrre, però 7 litri sono tanti. E con praticamente con una latta che sono 48 litri, ci faccio 6 forme di formaggio, 5 mi pare. Faccio 6 forme di formaggio. Mamma mia! 105, mamma mia! Latte di capra, è tutto un altro sapore, mi hanno detto. E poi ho anche io amici in Sardegna, miei ex colleghi dell'esercito, e mi hanno detto che il sapore del latte di pecora e capra, insomma, è tutta un'altra cosa rispetto al latte di mucca, anche nella consistenza. Bello faticoso, eh? Mamma mia, 200 pecore. Ti devi mettergli con la santa pazienza, ma sono tranquille, no? Penso alle pecore, che poi una volta che capiscono e ti conoscono, poi si mettono buone buone a farsi mungere, oppure sono sempre un pochettino diffidenti, insomma un po' birichine. Quindi anche allora a volte la giornata non gira proprio bene. immagino. Meno male che non sono le capre, che quelle hanno le cornicchie, che magari, come dire, possono far male. A capretto o capriette. Io so che per mungere in generale non è cosa semplice, e mi hanno detto che diciamo così, è come se ci fosse proprio una vera e propria tecnica per permettere anche di non far sentire fastidio all'animale in generale. Ma questo è vero, sto fatto? Oppure diciamo che uno come me, che non l'ha mai fatto, si mette là e per farti capire, si mette lì e riesce a mungere, perché chi come me è profano su queste cose qua e vede mungere in generale, diciamo così, una mucca, una pecora, una cosa, dà l'impressione che uno pensa è come la poche à sac, no? Quella lì per i dolci, che tu premi e
ed esce la panna. Esiste, quindi esiste veramente una tecnica, diciamo così, un modo, una pressione, una cosa del genere. Perché io per esempio lo faccio sul ranch, però è solo un fatto di visuale, però a livello di tatto. Ah, ok, ebbene. Allora, come io dicevo, quando facevamo le live, quando domenica ho fatto la live insieme all'amico La Zappa Storta e ci sta pure Gippo, no? A volte dico, le mucche bisogna mungerle con delicatezza, detto perché altrimenti loro si infastidiscono. Quindi io poi ho detto sta cosa così per scherzare. Quindi, come ho letto adesso, quindi comunque, beh, a parte che comunque è un punto sensibile del corpo, quindi mi sembrerebbe anche ovvio, insomma, non essere materiale, come si dice a Napoli, ovvero un po' troppo rude. Questo sì, gli animali percepiscono il nostro stato d'animo. Infatti, ho due cagnolini, uno è vecchiotto, c'ha quasi 10 anni, anzi 11. E quando il mio umore non è proprio il massimo, noto che sono un po' più coccolosi, diciamo così. Invece le altre volte poi normali, sempre coccolosi sono, però diciamo che quando sto un po' più, quando la luna non è proprio quella giusta, ci sono loro che mi vengono un po' a tirare su di morale ogni tanto. Ah, il cane lupo è un po' più, dicono che sia un po' più, diciamo così, un po' più, come dire, un po' più libertario, non so se il termine è corretto, diciamo, è un po' più così, va un po' più per, il caratterino è un po' più duro, ecco. Rispetto al cane normale, ecco, mi pare che fosse il DNA, credo. Perché anche un amico mio ha un cane lupo e è un po', rispetto agli altri cani, è un po' più capobranco, va, diciamo così, è un po' quello che vuole stare un po' rispetto agli altri con la testa un po' più alta. Vabbè, che è pure il loro DNA che è così, quindi ci sta pure il fatto che abbiano questo modo di approcciarsi a noi umani bipedi. Però pure loro sono, insomma, sono cani, ma con un extra qualcosa di particolare. Pastori qua, che razza? Io ne conosco pochi, conosco il pastore maremmano, conosco il pastore tedesco, pastore. Questi due qua conosco, pastore abruzzese, maremmano, il pastore tedesco. I cani pastori pure. Ah, ecco, c'hanno un caratterino, c'hanno. Però sono prote molto protettivi. Sono molto protettivi.
Lo so perché ho avuto diverse persone che hanno posseduto un pastore maremmano. Sono molto coccoloni, ma se te li fai amici ti proteggono, sono so proprio possessivi. Si vede che sei di pasta buona. O è perché gli porti sempre il cibo? Perché anche i miei cani quando mi vedono, la prima cosa che fanno, tu lo sai, non so se lo sai, ma i cani quando vogliono mangiare fanno stretching, almeno i miei fanno stretching e poi sbadigliano. E quindi i miei cani, la prima cosa che fanno quando mi vedono, fanno stretching, sbadigliano sempre. Ormai hanno associato a me al cibo, quindi probabilmente anche a te hanno associato al cibo. Ma non è che per caso ti prendono per, come dire, uno snack. Scherzo, ovviamente. Il primo cane che ho io è un meticcio di taglia medio-grande, poi c'è un simil Jack Russell che è taglia piccolina. Però tutti e due comunque non fanno altro che quando mi vedono mi fanno le feste perché io li ho sempre viziati. Cioè, c'è sempre qualcosa, il pezzettino di mela, sai, queste cose qua. E loro oramai con me si comportano sempre bene, sono molto affettuosi. Bravo, ti viene una bistecca. E beh, se ti leccano, vuol dire che, vabbè, a parte che, ora scherzi a parte, vuol dire che gli stai simpatico. E poi, beh, quello è il loro modo di avere un approccio un po' più fisico con il bipede. Infatti, il mio cane è un po' più quello là, grandicello, molto spesso acchiappa la mano così, morbido in bocca, per dire, ah, fammi una carezza, che a volte il grande, quello è orgoglioso, cioè un carattere un po' particolare. Se deve chiedere non è che te lo fa capire subito, però ti viene vicino, poi inizia a fare con la zampa così. Allora quando lui fa così, faccio finta di non capire. Lui è vicino, magari c'ho la mano, la mette apposta per farla avvicinare. Acchiappa la mano in bocca, poi fa così, tira un pochettino delicatamente per dire io sto qua, e poi ovviamente lo accarezza, però è un simpaticone. Il piccolino invece no, il piccolino quando mi vede si butta sempre con la schiena a terra e si mette a pancia all'aria. Dicono che sia un segno di sottomissione, ma non penso, perché gli porta alla fine, vedi? Anzi, forse al piccolino lo trattiamo un po' tutti quanti meglio. Ah, e può essere l'istinto di protezione. Poi con i bambini, i pastori maremmani sono molto 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 attenti. È vero sto fatto, mi ha fatto ricordare. Chiedo scusa, ma nell'ultimo periodo qua sto un pochettino raffreddato. So che potrebbe risultare poco piacevole, insomma, vedere una persona che Voltare a destra.
soffia il naso e quindi chiedo scusa per lo spettacolo. Sorry for this show, but in this moment here in Italy the weather is not so hot, it's so cold, so sorry about if you see me touching my nose. Je demande pardon si je touche le nez beaucoup de fois, mais j'ai un peu de rhume. Je suis désolé, pardonnez-moi. Vedi, Ludovico, ciò che dico e faccio in questo, ho fatto in questo momento, qualcuno potrebbe dire, vabbè, stai esagerando. E invece io credo che sia una forma di rispetto. Perché è vero che adesso in questo momento, come dire, sto a casa mia. Io però, da questa parte, ma da quell'altra parte io sono entrato nel cellulare di qualcuno e quindi sto in un altro ambiente. Per cui ecco, insomma, è così. Per questo che cerco sempre di essere il più corretto possibile. E poi perché queste live o questi video potrebbero essere guardati da persone, diciamo così, di un'età in fase di maturazione, e quindi è bene, secondo me, dare un po' d'esempio, perché a volte noi che stiamo di qua veniamo visti un po' come, più che visti no, ma veniamo osservati. E se magari qualcuno ci inizia a prendere come esempi, insomma, persone da imitare, ed ecco che là bisogna essere molto, ma molto attenti a ciò che si dice, a ciò che si fa, alle cose come si dicono. E quindi è per questo che cerco di essere sempre il più corretto Tenersi a destra. possibile con tutti quanti. Destra. Voltare a destra. Comunque i cani, ho detto io all'inizio, sarà forse che nell'ultimo periodo ho iniziato a stare un po' più a contatto con i cani, quindi forse prima pure lo facevano, però non lo notavo. Il fatto, per esempio, quando vogliono essere accarezzati abbassano la testa e muovono la zampa così, oppure per esempio quando devo far mangiare uno dei cani, soprattutto il grande, e Prepararsi all'imbarazzo. perdo un po' di tempo magari mentre sto preparando il tutto e devo andare a prendere la scodella, Voltare a sinistra. c'è il grande che si siede, si mette così tutto bello tilt e poi fa con la zampa così per dire vieni, la scodella sta qua. Infatti lui si, ah, sta Tenersi a macchina, destra. mannaggia la miseria, fatta cagare Voltare a sotto. destra. Dicevo che si mette davanti Voltare alla ancora. scodella e mi dice guarda che la scodella sta qua, e se lo ignoro, se faccio finta di non aver capito, lui viene vicino e si inizia a strofinare addosso. Oh, su questo a volte mi diverto, ma mi diverto nel senso che lo so che lui è un gelosone. E quindi quando posso, e il piccolino, diciamo, sta da qualche altra parte, faccio una bella dose di coccole. Che medio grande è un cavalluccio. Prepararsi a voltare a sinistra. È un meticcio misto tra cane da caccia e qualche altra cosa. L'ho preso che era un trovatello che ci aveva 24 giorni di vita. Sai, sto fatto di cani abbandonati, queste cose qua. E fu lui che quando
andammo a vedere sta cucciolata che fu trovata e portata prima al comando di polizia locale. Allora andammo a vedere sta cucciolata e fu lui a sceglierci, e fu lui come insomma che si fece avanti. Gli altri erano un po' più tranquilli, invece lui è sempre stato un po' come i tuoi cani, è sempre stato molto irriverente. Questo sì, sono intelligenti. Infatti lui, rispetto a tutti i cani che ho avuto, lui è stato quello lì molto precoce a livello di dominazione del territorio. Lui già a 5 mesi già era diventato un handifurt, e tuttora lo è. Il piccolino non ha proprio appreso nulla. Lui sì, il piccolino pure ogni tanto lo fa, però il grande è molto attento. Se passa qualcosa davanti al cancello, lui subito si allerta. È stato veramente qualcosa di incredibile, un istinto di protezione incredibile. C'ha un caratteraccio, però quando vuole sa essere coccoloso, quando vuole le cose buone. No, scherzi a parte. E poi ogni tanto, sai, per imprinting, mi è capitato una volta, siccome avevo il cagnolino, il più piccolo, che era un po', aveva messo un po' di chiletti, allora per farlo muovere, io già avevo un cerchio dell'hula hoop, e con la, diciamo, con la crocchetta facevo saltare il piccolino. E allora poi dopo è venuto il cane grande, ha iniziato a saltare pure lui nei cerchi, ma ci siamo fatti delle risate. Ah. A me una cosa mi dispiace della violenza sugli animali, sui cani, ma soprattutto apro e chiudo brevemente la parentesi: coloro che addestrano i cani per uccidere. Chiudo la parentesi. Detto questo, sì, comunque i cani sono uno spasso. E nell'ultimo periodo me ne sono accorto, insomma. E i pastori maneamani pure sono belli tostarelli di carattere. Abbiamo percorso quasi 600 km. Buono. Dov'è che ci troviamo? Ah, ok, siamo quasi arrivati. Oddio, stiamo a quasi a metà strada. Cosis qua. Stiamo a metà strada. Cosis. Non so come si pronuncia, chiedo scusa se la mia pronuncia non è proprio perfetta, ma è una lingua che io non conosco. Ah, è uno spasso, sto turbosta. Tranquillo, Ludovico, tranquillo, non ci sono problemi. Tanto se ti sei perso qualcosa basta tornare indietro, magari con calma te lo vedi in replica. Ho parlato un po' dei miei cani, insomma i caratterini che ci hanno. Sono uno spasso i cani. Ludovico, ma tu ce l'hai un Turbostar a portata di mano qua? Se vuoi ti presto questo qua, che
questo di Ralph Garage. Se anche tu hai Eurotrack, ma a parte gli scherzi, veramente te lo consiglio perché la mod è fatta in maniera eccellente, Smithers, eccellente. Fatto bene, poi ho acquistato la mod tuning pack che mi dà il motore da 640 cavalli, quindi adesso in ottava marcia mi consuma poco, insomma i giri sono molto più bassi. Prima con 480 cavallucci stavo già a quasi a 2000 giri. E allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi che in questo momento vi siete sintonizzati nel canale e ringrazio io. Tutti quanti voi che mi state guardando in live su Twitch e voi che mi state guardando in replica su Twitch e il video su YouTube, che ovviamente è disponibile giovedì a mezzogiorno. In questo momento state guardando un video sperimentale. Video sperimentale nel senso che sto cercando di creare una nuova categoria di gioco che si chiama soft gaming. Ottimo, e se hai la passione per la musica, scrivi. Se sei ispirato, scrivi. La passione per la musica pure io ce l'ho. Solo che diciamo che nell'ultimo periodo, per svariati motivi, ho perso un po' lo stimolo. Però accanto al letto c'ho sempre la chitarra, poi c'è una tastiera. Insomma, quindi per una bella cosa la musica. Hello everyone, welcome to the stream. Welcome, thank you for stopping in this channel. Thank you for watching this live streaming, this rerun. And my name is Fabrizio, and in this moment you are watching a creation of a new category of doing gameplay called soft gaming. And the goal of the soft gaming is letting you feeling relaxed while watching a live streaming or a video. I want to say thank you so much if you are watching this video in rerun. Thank you so much if you are watching this video on YouTube. Thank you so much. Alors, mesdames et messieurs, salut à tous. Je m'appelle Fabrizio. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, ce n'est pas un direct de gameplay quelconque, mais c'est une direct expérimental d'un nouveau format que je suis en train de créer, que s'appelle le soft gaming. Et le but de ce genre de format, c'est celui-là de vous faire sentir relaxé pendant le direct, ou si vous êtes en train de regarder mes vidéos sur mon canal YouTube, ou si vous êtes en train de regarder ces vidéos-là en réplique sur mon canal Twitch. Merci beaucoup et j'espère que vous allez bien créer ce genre de direct ou ce genre de vidéo. Faites-moi le savoir en suivant le canal. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ah, pianoforte. Bella tosta, io pure io. Ho detto, c'è stato un periodo che ero un po' l'istrumentista. Diciamo che avevo una musa che mi ha ispirato tantissimo. Poi diciamo che sta musa l'ho persa, nel senso che ha cambiato e quindi io un po' ho tralasciato, però forse ho ritrovato una musa che mi permetterà, potrebbe permettermi di trovare quello spunto per poter ritornare ad essere creativo. E nelle informazioni del canale puoi trovare il mio SoundCloud, se non ricordo male, che si chiama così, e dove praticamente ci sono tutti le registrazioni di tutti le musiche, diciamo, che ho fatto io. Tutto ciò che ascolterai ovviamente l'ho registrato io da solo, quindi tutti gli strumenti li ho suonati io dal vivo, ho fatto home recording, quindi, e poi vabbè, parliamo di registrazioni fatte nel 2006, quindi è passato un bel po' di tempo. La passione, diciamo che ho avuto diverse passioni nell'ultimo periodo, diciamo che sono un po' più propenso per la fotografia, no che la musica non mi piace, diciamo che non ho quella il famoso la che accorda gli strumenti, però sto iniziando pure io a prendere i block notes e mettere delle frasi insieme. Ok, mi sembra che sta andando tutto bene. Purtroppo c'è stato, ho riscontrato un problema tecnico qualche giorno fa qui su Twitch nella live. Non so perché, ma rallentava tutto. Poi fortunatamente pare che si sia risolto. A few days ago, I had a problem during my live streaming. The live streaming was frame dropping, and in a few points, the image was freezing. Maybe there were a problem on the Twitch servers, but now, at the moment, everything is okay. E io pago. Ah, ora si è sentito. Pare che ha funzionato un'altra volta il sound alert. Ludovico, scusami, hai mandato tu il sound alert? Ti chiedo questo perché l'amico Fernbus prima mi ha detto che non era partito il sound alert.
Camionista 2 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Camionista 2, carissimo, benvenuto nel canale, grazie per il follow, benvenuto in live. Ciao, benvenuto, Camionista 2. Ah, con noi c'è l'amico Fernbus e Ludovico Sardegna. Fernbus, mi hai mandato tu il primo sound alert? Perché io pago, l'ho sentito poco fa, solo che non mi è uscita la notifica scritta. Ah, ok, perfetto. Ma perché prima hai detto che non ha funzionato, quindi volevo assicurarmi, insomma, che fosse tutto a posto, e quindi non ho capito. Devo andare a vedere un po' le impostazioni del sound alert. Mi pare strano. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Grazie, veramente non dovevi. Stai viziando questo canale. No, scherzi a parte, mi fa enormemente piacere, ma tu lo sai, io quando posso la pubblicità al tuo canale la faccio a prescindere. Insomma, poi oramai sono un bel po' di mesi che ci aiutiamo gli uni con gli altri, quindi non c'è bisogno. Comunque, ahia, così, sic. Ecco qua. Grazie comunque, carissimo Venus. Ah, ottimo. Se non conoscete Fernbus, vi invito a passare nel suo canale, che fa delle live divertenti ed è uno streamer umile, serio ma non serioso. Come dice la zappa storta, scambiatevi un follow di pace, così facciamo sì che ognuno di noi possa far conoscere il canale di un altro streamer. Solitamente lo fa alle 19. Ecco. Io lo so perché pure io, quando finisco le live o in generale, parte con l'abitudine di andare a fare compagnia agli amici streamer in live, ma soprattutto mi vado anche a rilassare con loro, a divertire. Quindi è per questo che conosco. Beh, il Fernbus, gli orari suoi li conosco a memoria, perché oramai c'è praticamente tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. C'è ancora tuttora l'abitudine che quando finisco la live, la zappa storta ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Ai. 10, buonasera presidente Simo. Ui, stavo parlando proprio di te. Ti ha fischiato l'orecchio per caso. Buonasera presidentissimo. Ma tu stai dietro l'angolo e dici la verità, ti metti dietro la webcam, appena io pronuncio il tono e subito sbuca. Comunque approfitto per fare anche pubblicità al canale della Zappa Storta. Ha appena brindato con 10 bits, grazie mille, cir 10 e io pago. Grazie, allora approfittiamo. E allora, visto che siamo un po' di più, adesso approfitto per fare lo sponsor pubblicitario. Allora, io vi consiglio
alcuni canali amici. Cominciamo da Fernbus 08, Arvid underscore 80, Andrea Biella 80, il presidentissimo La Zappa Storta. Poi c'è Woppa Runner, dai, Woppa Runner Var 71. Poi Brixia 74. Vediamo se sono bravo stavolta. Brixia 74. Poi facciamo Miticaccio Nora 24. Nick November Yankee Kilo Kilo numero 3. E io pago. Esatto. Poi Robby Mel 81. Poi Jason Farm, che è il maestro di farming. Se siete appassionati di farming, oltre ai vari amici che vi ho detto prima, seguite il maestro Jason Farm, perché in gergo militare si dice è la libretta di farming. Ma almeno li segui tutti, eh. Ah, Brixia 76, ecco, ti chiedo scusa. Bravo per... fatto bene. GG, no? Meno male, dai. Metto qualcosa di buono, meno male, dai. Mi è andata bene. Ah, comunque... E ovviamente, come dice il mitico La Zappa Storta, scambiatevi un follow di pace, ecco quello che ho detto prima. E per chi sta guardando questo video in replica, fatelo con tutti i vostri amici, date una mano a far crescere gli streamer emergenti, supportateli, supportate anche i vostri beniamini che hanno anche qualche follower in più, ma fatelo. E allora ho fatto lo sponsor, beh, ma tanto, a proposito camionista, ma tu streami? Almeno visto che ci troviamo, magari chi guarda sto video in replica oppure la sta guardando in diretta, magari si può avvicinare anche al tuo canale. Ah, non dico nulla. Tenersi a sinistra. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. C10 sei troppo forte e io pago. È forte, diciamo che ho fatto qualche esercizio in più oggi. Ho fatto un po' di allora, che cosa ho fatto oggi? Ho fatto un po' di glutei. Ah, ok, vabbè, allora poi quando lo farai, mi raccomando, passa in live e scrivi: guarda Dab, io streammo o streammo. E dici: oggi streammo alle... Così facciamo un po' di pubblicità pure al tuo canale quando inizierai a streamare. E così, insomma, facciamo conoscere un po' i canali. E beh, mai dire mai, tante volte. Io per esempio all'inizio ho iniziato a streamare io. Io all'inizio portavo farming nel 2019, quando l'ho comprato. Ci ho giocato le prime 400 ore. L'ho comprato a, ora non ricordo, mi sembra agosto, a maggio 2020, dopo aver giocato migliaia e migliaia di ore, ho detto: sai che c'è di nuovo, mo provo a fare una diretta, almeno lo condivido con altre persone, perché poi avevo sentito parlare di Twitch, però non lo conoscevo così.
E quindi ho fatto le live praticamente dove io giocavo, stavo, facevo forse un zero visualizzatori, visualizzazioni. E poi diciamo che lasciavo là senza microfono, senza webcam, cioè praticamente con il programmino che ogni tanto dovevo uscire fuori per vedere se c'era qualcuno in chat che mi scriveva. All'inizio ho fatto così, poi dopo gennaio 2021 ho iniziato praticamente a farlo con più costanza, e quindi poi dopo da 20, insomma, da pochissimi follower, man mano che io sono andato avanti con la programmazione, grazie anche e soprattutto all'amico Fernobus, e insomma il canale è cresciuto. Seguitevi a vicenda, altrimenti chi lo sente alla zappa storta qua? Altrimenti dici che poi non faccio bene lo spot pubblicitario. Whopperan, come la zappa storta, hanno fatto il banner nella parte inferiore dello schermo dove praticamente loro fanno scorrere i titoli di coda, diciamo così, dove loro mettono appunto i loro canali consigliati. Io però purtroppo non posso farla al momento perché purtroppo ho una sola scheda video, e se mi metto ad aggiungere tanti effetti sul programma della live mi va a crashare, o meglio freeze, insomma si mangia un bel po' di potenza. E lo sapevo, ma fregate. E quindi lo faccio a voce. Lo so che a volte possa risultare ripetitivo, però quando uno lo fa con la propria voce, secondo me è meglio, perché poi, come si dice, verbo volant ma scripta resta, no? Mi pare che si dice così, so che non è proprio il latino, non è il mio forte, però comunque insomma e io pago. Esatto, ma chi è che paga stavolta? Vediamo un po' chi è che ha pagato. Quanto ha pagato? Ma chi è che ha pagato? Ditemi un po' chi ha pagato. Ah, è vero. A proposito, ecco, non so se l'amico Ludovico Sardegna sta ancora in chat, in live. Comunque, stavamo parlando prima con Ludovico degli animalozzi e cose, mi ha parlato delle pecore. Lui mi ha scritto che praticamente munge dalle 150 alle 200 pecore. E io ho detto, ma dove? Su Farming oppure su Ranch Simulator? Ho detto, perché su Ranch Simulator c'ho solo 4 mucche. E lui ha detto, nella vita reale. Cioè, pensa tu, cara la zappa storta, tu che mi puoi capire. Pensa, noi ci mettiamo là a mungere una mucca. Ora lo facciamo virtualmente e quella ne risente. E l'amico Ludovico mi ha detto, cosa che conferma la mia tesi, quando io vi dico, quando andate a mungere le mucche fatelo con delicatezza, mi ha detto che praticamente gli animali percepiscono pure il nostro stato d'animo, ma bisogna mungerle con delicatezza. E quindi io per esempio potrei essere ottimo, perché con me le mucche non si sono mai lamentate, anzi quelle del gioco, ecco, si sono sempre sentite trattate bene. E poi mi ha detto che non è cosa facile, ma ci vuole una tecnica. Cavolo, mi sono incastrato. Ok, mi sono incastrato.
Ok, tanti la zappa storta, tanti stasera. Ma dove mi sono incastrato? Ok, tanti stasera poi passo a salutarti. No. Grazie ancora per essere passato in live. E qua mi sono incastrato. Ciao. Ciao la zappa storta, ci becchiamo più tardi nella tua live. Ah, mi sono scordato questo carrello qua. Sterz. Ma dove che si è incastrato? Ah, è la barca, ah, ecco. Ai ai ai. Ma questo. Non ci posso aprire, dai. Mo stanno le macchine di tiro là, come faccio? Vediamo un po'. Allora mettiamo il differenziale. No, dai, non è possibile. E questo indietro. Vabbè, dai, allora. Caro attrezzi. Allora, mamma mia, è la prima volta che mi sono trovato in gastredo. Riorientamento. Ok, perfetto, il carico c'è. Officina. Mamma mia, guarda dove mi dovevo incastrare. Grazie ancora alla zappa storta per essere passato qui in live, grazie per i bitterozzi. Ah, 645 cavalli, ok. Questo non lo posso toccare, questo non mi conviene. 16 rapporti. Ah, questi non li ho provati ancora, poi con calma. Allora, vediamo un po' se mi ha rilasciato il volantino. Wunderbar, Jacob. Allora, vediamo un po'. Il CB. Allora forse questo vediamo un po' se decidiamo Trust Master, niente, no, ok, come non detto. E qua abbiamo la mitica DeLorean. Va bene, andiamo avanti, dai. Abbiamo riparato il mezzo e andiamo avanti. Però vediamo un po'. Ok, le luci accese. Perfetto. Ai ai ai, è la prima volta che. Ho fatto male i calcoli della distanza. Ah, mi sa che ho il differenziale inserito. Vediamo un po', mi sembra di averlo disinserito adesso. E allora approfitto ancora per salutare e ringraziare tutti quanti voi che in questo momento siete in live. Approfitto per fare una breve presentazione in lingua italiana, francese, inglese e Benissimo, poi in giusto. lingua napoletana. E allora io mi chiamo Fabrizio e qui su Twitch. Sono conosciuto con il nickname di Dablo, come mi chiama il mitico Fernbus08, o DB, come mi chiama l'amico Jason Farm. In questo momento, sia voi che mi state guardando in live, sia voi che state guardando questo video in replica e o sul mio canale YouTube, si tratta della creazione di un nuovo format che si chiama Soft Gaming e
lo scopo del soft gaming è quello di far sì che coloro che guardano un video o una diretta si possano rilassare. E mi auguro che possa essere di vostro gradimento e soprattutto se siete entrati in questo canale o state guardando questo video per curiosità, ecco, se vi piace questo modo di portare e creare contenuti, vi invito a seguire il canale. Grazie ancora a tutti, adesso passiamo alla lingua inglese, o meglio ci proviamo. So welcome to the stream, welcome to the replay, rerun. Thank you so much for watching. My name is Fabrizio. I am also know here on Twitch as Dablu, as my friend Fanboost08 call me, or DB as my friend Jason Farm call me. In this moment you are watching a new kind of doing gameplay. And this is not a conventional stream. That's what I called soft gaming. So it's a new format that I'm trying to invent. And this format, the goal of this format is let viewers feeling relaxed while watching my contents in live stream or in a rerun here on Twitch and on my YouTube channel. So if you are watching this video or you are entered in this channel by curiosity, if you are enjoying and loving this new kind of doing gameplay, please follow the channel and thank you so much. Salut à tous, bienvenue dans la direct, bienvenue aussi à vous que vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique sur mon canal Twitch et sur mon canal YouTube. Je m'appelle Fabrizio, je suis connu ici dans la communauté de Twitch avec le nom de Dablo, comme on m'appelle mon ami Fabius08, ou DB, comme on m'appelle mon ami Jason Farm. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, ce n'est pas un gameplay quelconque, mais c'est la création d'un nouveau format qui s'appelle Soft Gaming. J'espère que vous allez bien aimer ce genre de format. Et si vous êtes entré dans le canal, vous êtes en train de regarder cette vidéo, et vous étiez curieux, si vous êtes en train d'aimer ce genre de format, alors s'il vous plaît, inscrivez-vous dans le canal. Merci beaucoup, merci beaucoup. E ovviamente in napoletano, allora io vi rongo benvenuta da sto canale, benvenuta da questa diretta e vi ringrazio a tutti quanti. Io mi chiamo Fabrizio, cango a Twitch, mi sapono pure con contronome, il Dablo o DB, come mi chiamano l'amico Fairbus08 e l'amico Jason Farm. Quello che state guardando da questo momento non è una diretta qualunque o un video qualunque, ma è la creazione di un formato nuovo che si chiama Soft Gaming. E praticamente Soft Gaming, lo scopo di questo nuovo modo di fare in diretta e video è che quando voi guardate una diretta o guardate un video in replica, vi sentite rilassati. Spero che questo nuovo format, questa cosa che sto inventando io, vi piace. Se vi piace, sta piacendo, insomma, basta che mi fa piacere se vi iscrivessi al canale. Grazie ancora, ovviamente. E che stai, voglio. Ma ci riposiamo un po'. Grazie mille, eccoci qua.
e abbiamo fatto il nostro giro di presentazione. Ovviamente vi ringrazio a voi che mi state facendo compagnia durante la diretta e spero che vi abbia fatto una buona compagnia a voi che state guardando questo video in replica in coppa a Twitch oppure se state guardando in coppa YouTube. Grazie ancora e mo continuiamo il viaggio. E qui stiamo entrando in Romania, se non ricordo male. Ciao Alfredo, ben ritrovato, come stai? Ben ritrovato e buon inizio di settimana, anche se qua la settimana inizia il lunedì, però in questo canale siccome le attività iniziano il martedì, allora il buon inizio di settimana nella produzione di materiale audiovisivo. Allora, mi chiedo scusa come sempre, ma qua purtroppo c'è un po' di raffreddore. Ah, ok, siamo entrati in Romania, perfetto. E andiamo a consegnare il nostro yacht al nostro cliente, al nostro destinatario che ci sta aspettando e speriamo di fare cose buone. Serbatoio, ok, abbiamo consumato appena un quarto di serbatoio, perfetto. Trovo di un giro a sinistra, quindi tenersi a sinistra. Ok, ci siamo. Ovviamente approfitto per farvi sapere che per utilizzare la mod di Ralph Garage al momento, dato che non è stata rilasciata l'aggiornamento ma solo del del tuning pack, al momento ho fatto il downgrade di Euro Truck Simulator 2 alla versione 1.41. Prepararsi a voltare a destra. So I want to inform you that voltare a destra. If you want to use the full mod of Rough Garage at the moment, you have to downgrade Euro Truck Simulator 2 at the version 1.41 and you will able to play with the turbos full with the tune pack of Ralph Garage. So if you use the base mod, you will play freely, so don't worry. If you have to downgrade only if you have and you have to use the tuning pack. Alors, pour jouer avec la mod de Ralph Garage, puis pour utiliser la mod, le tuning pack, j'ai dû faire le j'ai dû installer la version 1.41. Pas la dernière version, donc c'est uniquement pour utiliser la mode du tuning pack, le moteur, etc. Donc si vous utilisez la mode bus, vous n'avez pas besoin de faire mettre la version la plus vieille, la version 1.41. voilà. Communication de service. Servicio. Ok.
Va bene. Togliamo gli abbaglianti qua. Pare che piove. Sì. Ashmis, ok. Gran bella mod, quella di Ralph Garage. Ottima mod. Se non l'avete fatto ancora, vi invito a visitare il sito internet di Ralph Garage e troverete nella descrizione di questo video, sia su Twitch che su YouTube, il link per appunto visitare il sito internet di Ralph Garage e da lì poi scaricare i capolavori di Ralph Garage. E poi vi lascio sempre in descrizione il link per la pagina Facebook di Ralph Garage. Ovviamente vi lascio anche i link dei miei canali social, che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente Twitch. E se vi fa piacere, datemi una mano anche a far crescere gli altri miei canali social. Grazie mille. So, if you are interested to use to try the Ralph Garage mod, you will find in the video description here on Twitch or and on YouTube, you will find a couple of a few links that are the link where you can visit the internet site of Ralph Garage. Is on Facebook page, and you will find a few links that are my social media channels, and I will be very happy if you will let them grow up. My social media channel that are YouTube, Facebook, Instagram and Twitch as well. Thank you. Et voilà, si vous êtes intéressé à télécharger, à utiliser la mode Ralph Garage, vous allez trouver dans la description des vidéos les liens pour télécharger la mode, ou pardon, le lien pour visiter le site internet de Ralph Garage où vous pouvez télécharger les mods. Puis vous allez trouver le lien pour la page Facebook de Ralph Garage, et puis quatre liens que sont mes canaux social media, que sont YouTube, Facebook, Instagram et Twitch. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, vous pouvez taper le mot je, et vous allez le bot vous donnera le lien pour télécharger pardon, pour acheter le jeu a priori. Oui, mais je vais mettre aussi la mode de Ralph Garage, donc vous allez trouver toutes les informations dans la description du vidéo. Merci beaucoup. Tenersi a destra, ok. Ah, ho capito qua dove siamo arrivati. Ok, tutto chiaro, siamo a buon punto. 390 km, ok, dai.
Abbiamo preso 3 multe, se non ricordo male. La prima proprio appena siamo usciti dalla città. Poi purtroppo abbiamo dovuto chiamare il carro attrezzi perché ci siamo incastrati e le macchine dietro che non mi facevano passare, ovviamente. E avrei risolto tutto con una retromarcia invece. Vabbè. Quindi erano altri 220 euro, insomma, qualcosa come 3.000 euro più o meno se ne sono andati in fumo e dovremo recuperare se tutto va bene oltre 130.000 euro per quanto riguarda il nostro carico che è lo yacht. A proposito, in che stato si trova? Aia, 11% di danno, mamma mia. E qua. E allora non so più 138, ma saranno 120.000, mi sa. And 11% of damage, so we will earn at least 120.000 euros. We lose. I think that we lost 1300 euros. And as well, less experience points that are very important on this game. Et alors nous allons perdre à peu près 30 000 euros parce que notre charge, j'ai damagé le yacht au 11%. Donc je pense qu'il va me détracter 30 000 euros, 30 000 euros et puis je prendrai pas les points d'expérience. Je vais perdre un peu de points d'expérience. C'est dommage. Mais je me suis bloqué. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Car comme ça, les choses. C'est comme un madaneggiat du carica. Per l'11%, tengo vaga impressione che per dirmi minimo 30.000 euro, quindi la 130, ah no, 138, quindi più arriviamo a 100.000 euro e 11% di danno. Tutto questo perché mi sono incastrato vicino a chilo muretto in macchina rete che non mi facevano passare così pezzo. Vabbè dai, non è successo nulla, è forse uno dei delle missioni peggiori che abbia fatto per il momento con l'11% di danni. E adesso rilassiamoci un po'. Pausa. Incidente. Ah, siamo ben oltre la velocità consentita. Qui appena ci distraiamo, questo Turbo Star di Ralph Garage vola che è una meraviglia. Follow cargo. Bello il follow cargo. Mi piace. Mi arba. A me mi arba tanto, come dice il mitico Fernbus 08. Fernbus, Fernbus, bus, Fernbus. Funghe,
siamo in un centro abitato, qua mi sa che devo scendere a 50. Non so, ma qua. Eccolo qua. Vabbè, il limite è 90 km orari. Allora non è scendere abitato qua. E qua bisogna fare molta attenzione perché i limiti di velocità scendono in una maniera incredibile. Da 90 a 50 in giro di qualche centinaia di metri qua. Bello, vero? Bello, bello, bello. Oh, Targu Mure. Targu Mures. Chissà come si pronunciano questi nomi. Se c'è qualche amico rumeno magari in chat o sta guardando questo video in replica, se gentilmente può scrivermi la pronuncia, perché quella S non so come si pronuncia, forse è la Z, Z. Devo andare a vedere la pronuncia. E ovviamente la settimana scorsa mi sono divertito con l'amico Ishbin Einbunden, che significa io sono tuo fratello, una cosa del genere. Mi ha fatto scommisciare dalle risate. E oggi anche voi mi avete fatto un'ottima compagnia. E di questo io vi ringrazio, perché in questi tempi farsi una risata, ma una grassa risata, fa bene soprattutto al cuore, perché in questi tempi un po' così, che siamo un po' contratti, un po' preoccupati, il fatto che qualcuno riesca a interagire con me, quindi a farmi sorridere, è una cosa bella. E io mi auguro ovviamente di regalarvi anche qualche secondo di serenità a voi che magari guardate anche per qualche minuto, anche per qualche secondo, insomma, i miei video, le mie repliche, le mie live, insomma. I hope let you feel better, happy and relaxed while you watch my live streaming or my rerun here on Twitch or on YouTube. And it's very important letting other people feeling happy, relaxed, feel better, because those are so hard period, so and so I think that letting other people smiling and feel better is a kind of mission. And in our last streaming, I found a friend of the channel that his name is Ishbin Einbunder, should be something like that, and that means I am your brothers, and they make me laughing for a long time. So thank you so much, everyone, again for making me company. Thank you, thank you. E siamo quasi arrivati. E direi quasi di sì. Allora, je disais que c'est une bonne chose faire rire ou faire sentir les personnes
avec le moral à haut. Parce que ce sont des périodes très difficiles pour tous. Et alors, quand je peux vous faire vous sentir, comment dire, de bonne humeur, ou relaxé, pour moi, c'est comme si j'aurais gagné la Coupe du Monde. Et je pense que ça soit très important. Et alors, je veux remercier, et je veux dire merci à vous, que vous me faites rire, et en même temps, j'espère que je peux faire toujours mieux pour vous. Merci beaucoup. Ciao, vita da limonata. Benvenuta in live. Grazie per il follow. Me la capisco con il francese. L'ho studiato un bel po' di anni fa. E cerco di fare una portare un contenuto multilingua, anche perché ho la fortuna di avere persone che non parlano la lingua italiana, e quindi sì, ciao Valentin, scusami, ma con tutti sti passaggi qua. Come stai, a proposito? E quindi, insomma, dicevo che per non far sentire escluse queste persone, allora cerco di comunicare in più lingue possibili. Me la cavicchio con il francese, un inglese maccheronico e, vabbè, in italiano anche un po' di lingua napoletana. E quindi uso il napoletano soprattutto perché so che è una lingua che ci sono alcune espressioni che fanno sorridere e mettono di buon umore. E ovviamente non napoletana. Lingua napoletana, sì. In molti me la chiedono. E cara Valentina, il fatto è che quando noi che stiamo là da qua sappiamo pesa di parole e sappiamo pure che non tutto quanto ci capiscono, e allora ecco che diciamo scatta il fatto che uno dice tutto quanto hanno cercato, non si sentiva escluso, tutto quanto hanno capito. E quindi ci sforziamo un poco per far capire un poco a tutto quanto. Spero che il mio napoletano sia stato abbastanza comprensibile. Valentina, oh là là, e bentornata allora. Ma diciamo che un po' tutte le lingue straniere non è che sono bravissimo, però sono del parere che le lingue straniere sono come lo sport, l'esercizio fisico. Per ritornare più o meno a uno stato di forma c'è bisogno di fare molta preparazione atletica prima di poter competere. Io non competo, ma in questo caso qui in qualche modo cerco anche di, ecco, nel far sì che nessuno si senta escluso, in qualche modo mi tengo allenato. E qua mi sa che ci vorranno secoli di allenamento. Oh, grazie. Sì, adesso l'icona mi ha fatto. Dall'icona mi sono ricordato. Carissima, allora. Bentornata.
nel canale, mi fa enormemente piacere. E dimmi un po' cosa preparare di buono, dimmelo, dimmelo, nell'orecchio. Scrivi, scrivi, scrivi. Dimmi, dimmi. Fammi un po', come dire, fare l'acquolina. So che sei un'ottima cuoca. E mi fa enormemente piacere comunque tenervi compagnia mentre preparate la cena qua. Le mie live ultimamente le ho un po' anticipate, soprattutto adesso che fa buio prima, e allora mi anticipo un pochettino, così poi dopo ho molto più tempo per andare a fare un po' di compagnia agli altri amici streamer. Oh, caspito, caspiterina, come direbbe da to, alla faccia del bicarbonato di sodio. Sì, a voltare Caspiterina, già adesso. nevica. Diciamo che oramai l'inverno, Voltare anche quello adesso. lì climatico, si sta avvicinando, quindi speriamo di passare un buon inverno. Sperando che magari faccia freddo e che piova ogni tanto, va? Perché un po' di pioggia durante l'inverno ci vuole, anche perché ovviamente bisogna riempire le riserve d'acqua. Minestrone, ottimo, mi fare una bella scorpacciata di minestrone, mamma mia. Specialmente adesso che là fa freddo. Lo senti proprio che il calore del minestrone quando scende nello stomaco, senti che traccia proprio la linea. E lo stomaco se l'abbraccia, sì, non uscire. Oggi qua a Napoli invece ci sono ancora una ventina di gradi. E nella prima mattinata era nuvoloso e ha piovigginato un pochettino, e poi adesso si è calmato un po'. Merci a vous, Valentine. J'espère, merci beaucoup pour être passé en direct. J'espère de te voir encore une fois ici. Merci beaucoup encore. Bon dîner, merci. E ovviamente ti ho ringraziato, cara Valentina, ti ho augurato buona cena e grazie per essere passata a farmi un po' di compagnia. Quando vuoi, ovviamente, io qua sto a tua disposizione. E se eventualmente dici, mi sono perso una live, anche se le mie live non sono interessantissime, però vuoi sempre rivedere in replica. Prepararsi a voltare adesso. Ah, ma sei francese? Excusez-moi, madame. Je me suis trompé, je suis désolé. Voltare adesso. Je ne savais pas. Mon français, je sais qu'il est terrible. Il est terrifiant. Mais il y a beaucoup de temps que je parle plus en français. Même à peu près 20 ans que je parle pas en français. Donc, mon français, il est un peu grippé. E precisamente di dove? Io ti posso dire che ho studiato a Colomiers, sud-est della Francia, vicino Tolosa, Toulouse. Ho studiato al Collège Voltaire. Anno scolastico era 89-90, sì. Sono partito che non conoscevo una parola di francese, nemmeno come dice, si diceva pane, latte. Poi, grazie alla televisione, un po' parte pure ho iniziato a studiare seriamente. Ho iniziato a orecchiare la lingua, un po' come quando inizi a suonare uno strumento ad orecchio, e quindi poi man mano
una volta che ho acquisito una certa padronanza del linguaggio, avevo. E poi, insomma, le cose ho iniziato a capire un po' meglio. Adesso sicuramente lo capirei con un po' di difficoltà, però penso che dopo un paio di mesi passati lì, credo che sicuramente potrei iniziare ad avere un orecchio un po' più abituato, e magari riuscirei a rispolverare vocaboli che non conosco più. Cara Valentina, io ti ringrazio ancora, non so se sei ancora qui in chat, in live, io ti ringrazio ancora. E Valentina, se mi sbaglio, pare che non stream. Comunque, se Valentina, se volete, seguite il canale di Valentina. Grazie ancora, Valentina. Siamo quasi arrivati a destinazione. 75 km, non male. Bella lunga sta traversata, 1700 km quasi, e noi continuiamo la nostra avventura. Ovviamente vi ricordo che questa sfida prende spunto da una sfida che è stata fatta nella vita reale da Nazario Onesta. Nazario Onesta è uno streamer, uno youtuber molto bravo, che ha percorso a piedi la penisola italiana. Se non lo conoscete, vi metto il link del suo canale YouTube nella descrizione di video, oltre al link per acquistare Euro Truck Simulator 2 a prezzo scontato e i miei canali social. So I want to inform that I have been inspired by a YouTube streamer. His name is Nazario Onesta. He ran by foot around the Italian territory. And what I'm doing in this moment here with the Turbo Star, it's a sort of challenge. So if you don't know him, you will find in the description of the video, you will find the link where you can follow his YouTube channel. Et alors, je profite pour vous informer que ce défi que je suis en train de faire avec le Turbo Star, je me suis inspiré à un youtubeur qui s'appelle Nazario Onesta. Il a pratiquement marché autour de l'Italie à pied. Et ce que je suis en train de faire avec le Turbo Star, j'ai été inspiré par lui. Donc si vous ne connaissez pas Nazario Onesta, je vais vous mettre le lien dans la description du vidéo, et donc je vous conseille de le suivre. Merci encore pour votre attention. Et allora, mi sono scordato all'inizio. Comunque volevo dire che ovviamente quello che sto facendo mo, quindi un giro la parte periferica, diciamo un giro in Europa, l'ha fatta Nazario Onesta, l'ha fatta a pera, che praticamente si è girato tutta l'Italia, un perimetro se l'ha fatta a pera, e quindi ha cipiato spunterà l'imprese che ha fatto sto guaglione. Se non ho conosciuto, non ho seguito, vi invito a guardare i video suoi, che è un buon guaglione e poi bravo. Da descrizione al video, sì, per voi che state guardando questo video in coppa a Twitch in replica, sia a voi che state guardando in coppa a YouTube,
trovate un link nella descrizione del video. E che stai? Sì, ma quasi non la voglio. Dovrebbe essere l'aeroporto, dovrebbe essere qua. Yasi, non era l'Asi, ma Yasi. Infatti non mi usciva Yasi, ma mi usciva la Lapsi, mi pare. Su Virtual Speditor. E ovviamente spero di poter utilizzare il Turbo Star di Ralph Garage in un multiplayer che al momento potrebbe, ecco, essere supportato dal multiplayer ufficiale, sperando che anche TrackSMP possa più presto rendere possibile questo desiderio di noi amanti del Turbo Star di Ralph Garage e poter finalmente portare qualche mod, soprattutto questa che è veramente fatta, come si dice a Napoli, a mastina, fatta veramente così al bacio, di poterci divertire in multiplayer. Allora, direi quasi quasi. Facciamo sì. Tanto, minimo, ho perso 30 punti di esperienza. Per cui, mi sa che qui... abbiamo perso parecchi punti di esperienza, ma pure punti. Sono fuori allineamento. Non so perché, ma trovo sempre un mucchio di difficoltà a fare le manovre qua. Ma dovrei essere entrato. Ecco qua, ci siamo. Vediamo un po'. Ok. Soddisfacente. Allora, quanti punti di esperienza abbiamo perso? Ah, 180.000, ok, quindi 160.000. Diciamo che non è stato proprio il massimo questo trasporto. Allora, il nostro appuntamento per oggi per il Turbo Star termina qui. L'appuntamento è per la settimana prossima. Il video è disponibile come sempre su YouTube il giovedì a mezzogiorno. Se siete interessati a scaricare la mod o eventualmente ad acquistare i giochi multipiattaforma scontati, trovate il link nella descrizione del video. E inoltre troverete anche il link per seguire i miei canali social media, che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente anche Twitch. Perfetto, detto questo, se state guardando questo video in replica, non lasciate il canale. Al termine di questo video continua la programmazione. Io come sempre vi ringrazio di avermi fatto compagnia in live e mi auguro di avervi fatto compagnia durante la replica. E se il soft gaming vi sta piacendo e vi siete fermati in questo canale o in questo video, avete guardato questo video per curiosità,
vi invito ad iscrivervi al canale, che praticamente è gratis. Detto questo, adesso passiamo a salutare gli amici in lingua inglese. So thank you everyone for watching this video. I hope you enjoyed this video. So if you are interested to buy this game or other games with a lower price, you will find a few links in the video description. So you will find the link for the play to where you can buy the games multi-platform at a lower price up to level 70%, and you will find the link to visit the Ralf Garage internet site, the Ralf Garage Facebook page, and my social media channel that are Facebook, Instagram, YouTube, Instagram, Facebook, and the Twitch. If you are watching this video and you were curious, so if you are enjoying this new format called Soft Gaming, please follow the channel. Thank you so much. Please stand by. Don't leave this video if you are watching in this moment this program on rerun, and you will watch the other video of the programmation of the channel. Thank you so much again for company, and now I will say cheers to my French friends, then I will say cheers in Neapolitan, and then I will say cheers everyone, hoping you all the best. I was forgetting that our rendezvous is for next Tuesday, and you will watch this video on YouTube. You will find as well all the links in the description on Wednesday at midday, 12 p.m. Thank you so much. Now I will talk to my French friends. Alors, notre rendez-vous avec le Turbostar de Ralf Garage, c'est pour la semaine prochaine. Alors, vous allez trouver dans la description de vidéo tous les liens pour acheter le jeu à prix réduit jusqu'à moins 70% multiplateforme. Puis, vous allez trouver les liens pour visiter le site internet de Ralf Garage et télécharger tous les mods. Puis le lien pour visiter la page Facebook de Ralf Garage, et tout les liens pour visiter mes canaux social media qui sont YouTube, Facebook, Instagram et aussi Twitch. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, s'il vous plaît ne quittez pas la vidéo. À suivre, il va continuer la programmation du canal. Merci beaucoup et à la prochaine. Restez ici. Merci. Et alors, voyons. Io, come sempre, vi ringrazio a tutti quanti, soprattutto a voi che avete guardato questo video fine mo. L'appuntamento è per martedì prossimo, sempre a solita ora, con Turbo Star Ralf Garage, quindi Euro Truck Simulator 2. Poi, dalla descrizione del video, sia che in coppa Twitch che in coppa YouTube, vi lascio i link se volete accattare. Io che scontate molte piattaforme fino a 70%, vi lascio poi un link per visitare il sito internet di Ralf Garage, lo trovate in modo gratuito, oppure eventualmente che lì là, insomma, a pagamento, e che date una mano pure a campare Ralf Garage qua giù, che è a guerra, è brava assai, fa in modo, ma raccomando, dammi la mano. E poi ovviamente dalla descrizione del video vi lascio pure i link per i canali social miei, che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente Twitch. Allora, non vi muovete, perché mo che fornisce sto video continua la programmazione del canale.
Quindi, detto questo, io vi ringrazio a tutti quanti. Thank you so much everyone again. Merci beaucoup à tous. Grazie mille a tutti. Majo King, non preoccuparti se sei ancora in chat. Puoi sempre rivedere magari un pezzettino di live in replica, tranquillo. Grazie ancora per essere passato. Again, thank you so much. Merci beaucoup. Grazie a tutti quanti. Grazie mille a tutti e come sempre, state voi buoni.